e forse qualche legame con quella nuova sinistra ce l'ha, come anche ha qualche legame con quel vecchio PC burocratico, no? Anche con lo psiup in realtà. Cioè, questa storia di molto legata alle rubate. Su una cosa, tutte queste componenti erano d'accordo. Ma lui però dice cose che... Il marxismo non si studia. Dice cose che non... Io non ho una cosa che parla. Forse lei era un po' più alto dal punto di vista economico, cioè proprio dal punto di vista politico, però parla sicuramente, è un grande teorico di marxismo. Forse con Marx e Lenin viene un grande... Poi, scusa un momento, ma se tu vai a rileggere una delle collezioni con gli attivisti, i primi scritti con gli attivisti, no? E poi con il professor Stefano, è stato un grande gruppo di quello che è un grado di mandibola, un manicato, dove li trovo i dirigenti? Altissimi, altissimi. Ma forse che un pochino fino a Berlinguer. Sì, certo. Insomma. Come fai a dire? Cioè, noi accusavamo, perché io lo ricordo sempre più, accusavamo che il PC di forza del revisionismo, dicevamo che, ricordi, il marco socialdemocratico, il revisionismo, e quando poi si parlava di socialdemocrazia, non si mica si parlava di socialdemocrazia, c'era un discorso del, facevamo il discorso tra il rapporto tra rivoluzione, cioè la socialdemocrazia aveva sciolto nel senso negativo, il rapporto tra rivoluzione e riforma, Capisci? È chiaro. Qui non siamo a livello di D'Alema, eccetera, eccetera. Caos che è una cosa seria. Caos è una cosa seria. Ovviamente lui... Non siamo lasciati un po' di quello, ma che potete... Che mi dà... Non è che... Mi fa ridere, a me le rimondazioni mi fa ridere. È vecchiotto, è vecchiotto. Sì, no, no, sì, ma tu tieni presente... Guarda, la faccenda del il compagno se lo ricorderà, Longo a un certo momento scrisse un libretto in cui dava come obiettivo ai comunisti quello di assicurare ai padroni l'equo profitto, ovviamente scandalizzando tutti a sinistra, però che questo lo dica Longo, segretario del PC, esistendo l'Unione Sovietica, eccetera, eccetera, è la continuazione di una linea politica che cerca di disaggregare l'avversario di classe, di stabilire un tipo di alleanza che indebolisca l'avversario di classe all'interno di un movimento che cresce. Potrà essere una parola ordine sbagliata, quello che ti pare, però questo è lo sfondo. Quando D'Alema va a Londra a prendere ordini dal capitale finanziario su come governare, lui non ha un retroterra, obiettivamente, cioè non c'è un mondo socialista che contrasti il mondo capitalista, quindi lui è consegnato mani e piedi legati. Tu sai che appunto noi dobbiamo scoprire dalla stampa borghese che intanto hanno imbucato Spaventa, e Spaventa è uno degli economisti più infami. Cioè questo dice uccidete gli operai, imbarcateli, insomma, no? Portato al PDS. Voglio dire che loro si trovano mani e piedi legati di fronte al nemico, perché non c'è un movimento. Amendola poteva anche dire cose di destra, ma dietro c'era un movimento. E quando si batteva per le riforme di struttura, lui diceva però otteniamole con il movimento di massa. Il che cambia, perché il protagonismo operaio non piace mai al padrone. Cambia qualcosa. Ed in più c'è l'Unione Sovietica. Io non ti dico che allora non era affatto d'accordo con questa linea, quindi non la sto difendendo. Voglio dire che però un comunista di destra, un socialdemocratico rigoroso, è un'altra cosa rispetto a questi. Qui è la miseria. E forse questo è, per questo io dicevo, attenti che tra fine 800 e inizio 900 c'è una forte elaborazione marxista, spesso anche di destra, socialdemocratica, Tausky, Plechianov, Otto Bauer, eccetera, ma questa era gente solida,
è fondamentale riprenderli in mano per capire che i marxisti non sono questa pappetta che noi abbiamo intorno, capisci? Ma anche liberali stessi. Sì, anche se io credo che Agnelli non è una pappetta. No, Agnelli non è una pappetta. No, non è questa gente qui liberale. Capisci in che senso? Comunque. Parlare a questo punto di falsi obiettivi dati da mass media. Questa è l'operazione chiarissima che quando da parte patronale e sindacale si dice centralità del problema del lavoro è il modo per farti passare il taglio degli orari, il taglio dello stipendio, la flessibilità, no? Infatti tu hai visto che Bertinotti cerca di dire ma lavoro e salario insieme. Fosse possibile intervenire in cose politiche, uno potrebbe anche osservare che lavoro e salario assieme, se tu non ci metti contro l'operaio, è sempre un'impiegatura. Perché se tu non metti mano nei tempi e nei modi dell'introduzione dell'innovazione tecnologica, tu hai un'organizzazione del lavoro che ti sfugge completamente dalle mani e a parità di salario e riduzione di lavoro tu fornisci più plusvalore e quindi di fatto prendi di meno. No? Allora, ecco, il tema leninista...